Ancora disagi per gli automobilisti nel tratto stradale Cesarano-Ravello, strada ufficialmente chiusa ma ugualmente transitata. A Polvica raduno campano della razza canina Basset Hound. Il tradizionale appuntamento con il gusto a minori, quest'anno giunto alla 18ª edizione. Tullio De Piscopo presenta il suo nuovo progetto Napoli Jazz Project e il libro Tempo la mia vita. Grande spettacolo pirotecnico a Torello di Ravello in occasione della festa della Madonna della Dolorata. I cortili della storia a Sant'Egidio del Monte Albino, rievocazione di feste popolari dell'antico Medioevo. L'Associazione Fotografi in Circolo di Salerno promuove workshop sulla nascita e lo sviluppo di un progetto fotografico. Il 4 e 5 ottobre a Cesarano si è rinnovato un tradizionale appuntamento, la Festa della Montagna. Il 16 novembre prossimo inizia il campionato di Serie D della SD Intramontes di pallavolo. Benvenuti a tutti alla 24ª edizione del TG Tramonti. Un saluto da Andrea Giunchiglia e Maria Francese. Salve a tutti. Dopo circa 2 anni si registrano ancora disagi per gli utenti della strada. Resta ancora chiuso infatti il tratto che da Chiunzi porta a Ravello, ma nonostante questo si continua a circolare, essendo quello un collegamento vitale per i lavoratori e per quanti vogliono raggiungere Ravello e la Costa d'Amalfi. Il servizio. Ancora disagi per la strada che da Tramonti porta a Ravello, ufficialmente ancora chiusa e percorsa ugualmente dagli automobilisti ignari dei pericoli che incontrano lungo il tratto. Basta come al solito qualche pioggia battente per far sì che i detriti vengano giù di continuo, provocando ammassi di lapilli, fango, alberi abbattuti, ostruendo il già pericoloso tratto. Molto spesso sono gli stessi abitanti del posto a ripulire la strada per poter accedere a Ravello per il lavoro ed evitare il lungo tratto trafficato della costiera amalfitana. Qualcosa si sta muovendo, la comunità montana dei Monti Lattari, che ricomprende i comuni montani della costiera amalfitana, hanno predisposto un progetto per bonificare il Monte Cerreto. Come al solito ci si augura che il tratto venga al più presto ristabilito per l'incolumità della gente. Tramonti ha ospitato il secondo raduno campano di Basset Hound, segugio basso sugli arti corti che si distingue per avere un ottimo fiuto e un carattere mite. Nel corso della manifestazione è stata fatta una dimostrazione di addestramento. Fiuto eccellente, fedele, simpatico e a volte un po' testardo. Parliamo del Basset Hound, razza canina che arriva dall'Europa, più specificamente dalla Gran Bretagna, e si caratterizza per essere un cane di taglia normale ma dagli arti più corti. Domenica 21 settembre si è svolto a Tramonti il secondo raduno campano di Basset Hound con la partecipazione dell'addestratore Roberto Napoli e con il supporto di Vincenzo Ruggero e del dottore veterinario Carlo Maria Del Pizzo. Sono Roberto Napoli, istruttore ufficiale dell'ENCI, ente nazionale cinofilia italiana, l'unico ente realmente riconosciuto in Italia. Oggi qui a Tramonti abbiamo fatto una dimostrazione di una prova di utilità e difesa, IPO, che si divide in sezione A, sezione B e sezione C. Qui purtroppo è stato possibile solo replicare la sezione B e la sezione C. Cane che ha effettuato la prova era un Rottweiler e quindi c'è tutta la sequenza sportiva dell'obbedienza più una piccola parte degli attacchi, visto purtroppo il posto, lo spazio ridotto e la tipologia di terreno. Storicamente questo cane, in relazione al fiuto eccellente e alla bassa statura, veniva utilizzato specialmente per la caccia di animali da tana. Sono usati soprattutto per piste di selvaggina come magari i fagiani, le volpi, e ancora oggi vengono utilizzati appunto per queste specialità. Oggi invece è considerato per lo più un cane da compagnia, data la natura tranquilla e paziente, affettuosa e gioiosa. Di conseguenza anche l'addestramento non risulta essere troppo difficile, proprio per via di quel temperamento mite mai aggressivo e per la sua fortissima indole al gruppo gerarchico sociale che gli permette di relazionarsi anche con i più piccoli.
affettuoso quanto caparbio, grazie alla sua espressione tenera riesce ad ottenere ciò che vuole, strappando anche tante coccole. E ora un salto in costiera. Il prossimo servizio riguarda la 18ª edizione del Gusta Minori, un appuntamento in cui si rivivono antiche tradizioni e sapori attraverso arte, cultura, spettacolo e gastronomia. Anche quest'anno, a dispetto di tutte le difficoltà che attanagliano l'economia, non è mancato l'imperdibile appuntamento del Gusta Minori, una manifestazione oramai classica nell'ambito dell'offerta turistico-culturale della Campania. Giunta senza interruzione al 18esimo anno, con una partecipazione di pubblico sempre entusiasmante, l'iniziativa vanta un livello artistico consolidato di assoluto rilievo, che ha visto nel tempo la presenza di attori, cantanti, musicisti e corpi di ballo di primaria importanza. Moltissimi sono stati i temi e le ambientazioni proposte, innumerevoli gli allestimenti, le scene, le musiche originali, i costumi rimasti nel cuore e nella mente degli spettatori. Un elemento di continuità, peraltro, può individuarsi nel tema storico della romanità, curato con la particolare attenzione che merita una location prestigiosa come la Villa Marittima del primo secolo d.C. Le origini e le identità di Minori e di tutta la Costa d'Amalfi, difatti, trovano fondamento nella concezione e nel modus vivendi che è proprio della cultura latina e che il Gusta Minori ha spesso interpretato e ricreato con esiti affascinanti. Anche il settembre del 2014 ha visto animarsi di luci e di richiami gli scavi archeologici di Minori, che si sono riproposti come scenario ricco di suggestioni e risultato di una collaudata collaborazione tra la società organizzatrice e l'amministrazione comunale. Ad Angri, il noto e valente percussionista Tullio De Piscopo ha presentato il suo nuovo lavoro musicale, Napoli Jazz Project, unitamente al libro Tempo, la mia vita, in cui l'artista si racconta, dalle umili origini partenopee ai grandi successi mondiali. Tullio De Piscopo sta vivendo una nuova avventura musicale, Napoli Jazz Project, ce ne parla? Sì, è un bellissimo progetto dove vede i miei compagni, grandi musicisti come Antonio Onorato alla chitarra, Joe Amoruso, pianoforte e tastiere, Dario De Ida, basso e contrabbasso e il giovanissimo ma bravissimo Luigi Di Nunzio ai sassofoni. È un progetto che stiamo portando in giro nei vari festival e rassegne nazionali, però speriamo che l'anno prossimo, perché è da poco che abbiamo sposato questo progetto, l'anno prossimo spero di andare in giro con i miei amici un po' in tutta Europa. Di recente ha scritto e ha pubblicato un libro, Tempo, la mia vita. Lei dice che si tratta di una liberazione, ma da cosa si è liberato Tullio? Ma tempo, la mia vita, la mia storia, le mie vicissitudini, eccole, mi sono liberato, ho affrontato una dura prova, la vita, c'era a rischio la mia vita, che grazie a un grande miracolo della Madonna mi ha salvato. Ma grazie anche alla mia tenacia, ma soprattutto all'amore della mia famiglia, mia moglie, le mie figlie e i miei nipotini, i miei quattro nipotini. Ho avuto un brutto male che ho superato veramente alla grande. Sto vivendo una nuova vita, sto meglio di prima. Ma sto bene qua, ma soprattutto qua. Quindi è stata scrivere questo libro che dovevo già scriverlo da un po' di tempo, che tutta la mia vita, la mia storia, è stata una sorta di liberazione. Avevo tenuto nascosto questa cosa, però scrivendo tutta la storia attraverso le pagine di questo mio libro, l'ho gridata a tutto il mondo, è stata una sorta di liberazione, ma è un passo che dovevo fare. Figlio del ritmo vesuviano, del jazz, della percussione tribale, vuole aggiungere qualcos'altro? Ma io mi sento
come se fossi ancora un ragazzino, ma non lo sono purtroppo. Quindi ho ancora tante cose da fare, mi dovete sopportare. Ma però Tulli è sempre musica senza padrone. E volevo dire che grazie a tutti voi il libro sta andando alla grande. Tempo, la mia vita, in soli 2 mesi sta già la seconda ristampa. Grazie a voi. Tulli è musica senza padrone perché? Perché ci siete voi. Grazie, voglio. Si rinnova l'annuale appuntamento con i Fuochi di Torello, come da tradizione la terza domenica di settembre in occasione della festività della Dolorata. Il paesino ravellese offre uno straordinario spettacolo pirotecnico che raduna centinaia di ammiratori. Anche quest'anno si è ripetuto l'incredibile spettacolo pirotecnico allestito in occasione della festa di Maria Santissima Dolorata, che rievoca la cacciata dei pisani dalla città e che successivamente diventò, nella tradizione dei ravellesi, la festa che faceva da preludio all'inizio della vendemmia. I giochi di luce e fuochi, provenienti dai 4 angoli del borgo, mimano i vari avvenimenti dell'invasione, dalla battaglia alla cacciata degli invasori. Il susseguirsi delle varie fasi viene messo in evidenza dal cambiamento di colore delle luci che adornano i contorni di tutte le case. In questo modo, il caratteristico borgo sembra essere avvolto da un'esplosione di colori sfavillanti, una scena davvero incredibile per gli amanti dei fuochi artificiali e per chi, soltanto per ammirare la rappresentazione, giunge anche dai paesi più lontani della provincia di Salerno. Lo spettacolo è organizzato dalla ditta Ugo Lieto di Visciano e alla realizzazione partecipa tutta la contrada, anche se da parte di molti cittadini sono nate lamentele sull'eccessivo costo dei fuochi, che, per quanto belli possano essere, costituiscono comunque ogni anno una spesa non indifferente e distraggono dal vero scopo della festa, ossia il culto della Vergine Addolorata. A Sant'Egidio del Monte Albino ha avuto luogo la 18ª edizione dei Cortili della Storia, rievocando atmosfere medievali e rinascimentali attraverso mestieri antichi, danze, spettacoli e gastronomia. La Prologo di Sant'Egidio del Monte Albino ha organizzato quest'anno la 18ª edizione dei Cortili della Storia, manifestazione articolata in momenti che vanno dal basso medioevo al 5-600. Per l'occasione sono stati riaperti cortili privati anche di palazzi nobili, mettendo in risalto momenti di vita legati al periodo storico esaminato, con l'esposizione di arredi e strumenti di lavoro antichi. Parallelamente al percorso storico, se ne sviluppano altri legati all'intrattenimento e alla gastronomia, sempre in riferimento al periodo medieval-rinascimentale. E così il visitatore, che si inoltra in questo itinerario, può ammirare l'abilità dei figuranti in costume nelle vesti di duellanti, spadaccini, danzatori, artigiani, mangiafuochi e lavandaie. Il percorso gastronomico, infine, ha previsto un menù volto a rievocare anch'esso il periodo tra Medioevo e Rinascimento, affinché il visitatore si sentisse completamente immerso nell'atmosfera di un'antica festa popolare. L'associazione salernitana Fotografi in Circolo promuove workshop fotografici. L'iniziativa è indirizzata in particolar modo ai giovani che vogliono intraprendere questa attività. L'associazione Fotografi in Circolo per l'avvicinamento dei giovani alla fotografia promuove diverse attività quali mostre e visite didattiche con l'obiettivo di condurre i giovani ad una lettura consapevole delle immagini attraverso l'educazione alla cultura e alla produzione fotografica. Inoltre l'associazione ha aperto ufficialmente la campagna tesseramento 2014-2015. Gli iscritti potranno godere di agevolazioni su tutti gli eventi e di sconti sui prodotti forniti dai partner, officine fotografiche e Reset Digitale.
I prossimi eventi sono stati fissati per il 18 ottobre, il 9 novembre e il 7 dicembre, nei quali verranno affrontate tematiche differenti, da shooting con modelle in esterna a workshop in sala posa e di un incontro dedicato a come nasce e si sviluppa un progetto fotografico. Si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Festa della Montagna. Il 4 e il 5 ottobre la borgata di Cesarano ha ospitato la manifestazione che ha registrato una numerosa affluenza di persone. L'evento si è concluso con l'arrampicata sul palo della Cuccagna, che però nessuna squadra è riuscita a conquistare. Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la Festa della Montagna, tenutasi sabato 4 e domenica 5 ottobre nella frazione di Cesarano, festa dedicata alle tradizioni e ai prodotti del nostro territorio del periodo autunnale. Hanno concorso all'organizzazione dell'evento il Circolo Aspi Don Luca, la Proloco di Tramonti, il Comune di Tramonti e l'Associazione Culturale Radici. Presenti stand per la degustazione di prodotti quali formaggi, vini, salumi, castagne e di artigianato locale, oltre al divertimento e alla musica. Ad intrattenere il pubblico nella serata del 4 vi era il comico Pierino Tiramisù, mentre nella serata di domenica c'è stato il caratteristico palo della Cuccagna, che però quest'anno non ha avuto vincitori. Alla fine della serata le donne del paese hanno intrattenuto il pubblico con balli popolari accompagnate dal gruppo musicale New Folk Tramonti, Nuovi Orizzonti. Siamo giunti alla pagina sportiva, ritorna la stagione agonistica di pallavolo che vede impegnata la squadra di Tramonti della ASD Intramontes nella categoria di Serie D. La prima partita in casa il 16 di novembre con il Volleyball Stabia. Intanto si è disputato un amichevole precampionato. Il servizio. Inizia la nuova stagione agonistica per la ASD Intramontes, impegnata quest'anno nella categoria di Serie D. Un calendario ricco di appuntamenti, come ci illustra l'allenatore. Dopo 7 anni ritorna la pallavolo di livello regionale qui a Tramonti a livello maschile con la Serie D che parteciperà al primo campionato regionale. Avremo un girone molto impegnativo con trasferte in provincia di Avellino, di Caserta, di Benevento e qualche derby in provincia di Salerno. Speriamo di ben figurare con una rosa di atleti giovani e competitiva e chissà che a fine anno non ci riservi qualche bella sorpresa questa nuova annata agonistica. Vi aspettiamo tutti il 16 novembre alle ore 19 qui alla Palestra Pascoli per il primo incontro della stagione agonistica 2014-2015. A presto e grazie. Intanto sabato 11 ottobre si è svolto presso la Palestra Pascoli un incontro amichevole precampionato che ha registrato la vittoria degli ospiti provenienti da Cava dei Tirreni per 3-7-1. Questo match si ripeterà durante lo svolgimento del campionato, poiché entrambe le squadre partecipano alla medesima divisione. Nel rinnovare l'appuntamento al 16 novembre, giorno in cui la SD disputerà il primo incontro casalingo, facciamo un in bocca al lupo ai nostri beniamini, augurando loro ottimi risultati. Rimanendo sulla pagina sportiva, vi annunciamo che ad ottobre riapre la piscina comunale di Tramonti. I corsi sono dedicati a chiunque volesse partecipare, suddivisi per fasce d'età. Il 18 e il 19 ottobre, inoltre, il primo slalom in salita di auto, città di Tramonti. Il giorno 18 le verifiche tecniche e il 19 la gara, con partenza dal Valico di Chiunzi alle ore 10:30. E ora una novità che ci riguarda direttamente. Da oggi il TG Tramonti è visibile sul nostro sito www.vociimmagini.it. Il sito internet è un giornale online in quanto potrete visualizzare notizie locali, video, notizie nazionali e anche di più ampio interesse. Vi invitiamo quindi a collegarvi all'indirizzo web www.vociimmagini.it. Con questo è tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione, a risentirci alla prossima, un saluto da Maria Francese e Andrea Giunchiglia. Alla prossima.